sempre più. Falsi piagnoni e colpevoli guardoni pur di stare in TV. Siamo tutti esauriti. Siamo tutti esauriti. Allora, Sergio. Sì. Sergio. Sì. Mi trovo di qua. Ah, scusi, dottoressa, ma io ho qualche problema e si vede. Ti ricordo che devi stare calmo e rilassato. Oh. Guarda, guarda, sto imparando, eh. Calmo, rilassato. Oh. Calmo, rilassato. Oh. Bravissimo. Sono qui per aiutarti a superare i tuoi problemi. Sì, perché io ho qualche problema e si vede. Raccontami delle tue esperienze con il gentil sesso, quelle che ti hanno traumatizzato. Traumatizzato. Lei deve mettere un po' d'olio perché cigola un pochettino. Ma la vuoi piantare? Scusi, scusi. Che mi hanno traumatizzato. Beh, al liceo una ragazza mi ha lasciato perché avevo il terrore degli insetti. E beh, e cosa c'entra? Beh, ogni volta che mi faceva vedere la farfallina le spruzzavo il DDT. Ma tu hai dei seri problemi. Sì, vedono. Qui l'unico rimedio per risolverli è la risoterapia. Devo mangiare riso in bianco. Ma come? Ma non l'hai ancora capito? Devi ridere almeno una volta al giorno guardando il varietà di Antonello Costa. Ah, di Antonello Costa. E quando vai in onda? Ma come? Ora! Sì. Io song americano, song nato a Brooklyn. Mi piace canticchiar napoletano. Per essere alla moda io bevo whisky e soda, ma mangio pizza e parlo la tarantella. Baciamo la mano a tutte. Sì. Eccoci, sì, qui, collegati con Don Antonino, sì, salve. Sì, va bene, salve. Sì, allora, l'avvocato viene con signora, due posti li scrivo, va bene, baciamo la mano, salve. Don Antonino, scusi, dove che viene? Anzanelle, cose grosse. Che è successo? Domani c'è l'inaugurazione del mio carcere. Come del suo carcere, scusi? Non lo sa? No. Ho tutto rilavato, è tutto mio, l'ho acquistato. Ha comprato il carcere? E certo, che c'è del sano, Anzanelle? Perché uno, un cameriere a un certo punto acquista il suo ristorante, capito? Io quindi parto sempre dal basso. Lei come detenuto ha acquistato... E parto dal basso e poi l'acquisto. Ah, io parto sempre dal basso, anche quando devo sparare a qualcuno. Sparo prima alla gambe. Dal basso, troppo sommato. E pensa che tra poco arriverà un prete che dovrà benedire il mio carcere, addirittura. Capito? E certo, perché è una cosa ufficiale. Ma certo, proprio, per l'inaugurazione, ufficiale. Certo, certo. Anzi, sta arrivando, sta arrivando. Perché sta arrivando. Ah, eccolo qua, eccolo Don qua. Don Antonio. Non credo. Perché non credo, salve. Non credo. Non credo. Baciamo le mani. No, devo essere io che devo baciare la mano a lei. Bacio io le mani a lei. Sì. No, le bacio io, Don Credo, le bacio. No, le bacio io. Sant'uomo, no, lei è un sant'uomo, le bacio io. Lei è proprio un bell'uomo, dammi un bacio in bocca. No, no, non credo, non credo. Ma la buono. Allora, oh. Don Credo, lei è andato lì per benedire il carcere. Benedica, Don Credo, la mia. Già benedetto, già benedetto. Ma come già benedetto? Già benedetto. Così, senza fare niente. Ti benedico? Sì. Ma che cos'è questo? Ma che fa? Scusi, cos'è? È l'alito divino, perché mi sono fatto un goccetto di vino. L'alito divino? Ah, l'alito divino che sa di vino! Don Credo, comunque, a proposito, sì, visto che qua, se mi può confessare un attimino, così le dico i miei peccati. Che soldi, che soldi. Ma che soldi? Vorrei dire, del soldo, del soldo. Le vorrei dire... Ti salvo! E Don Credo, ma non so manchi i peccati! Ma che importa! Come, sulla fiducia me... Sulla fiducia, sì, sì, sì. Ma come fa ad assolvere uno, scusi? Ma io ho fatto tanti peccati, ma pure io. Ma che vuol dire, Don... Vabbè, sono assolto? Assolto. Ah, vabbè. Allora, però mi devi fare un favore. Che favore, che favore? C'ho un problema. Oh, oh, quale problema? Quale dica, problema? Don Credo. C'ho un bambino, Luigino. Che non mi vuole pagare il catechismo. Di quanto sarà sta retta del catechismo? 1200 euro. Annui? A settimana. 1200 euro a settimana. 1200 euro a settimana per fare il corso di catechismo. E non paga. Siamo con la scusa che il padre è cassa integrato, questo non mi paga. Ma il padre è cassa integrato, aiutiamolo, Don Credo. No, aiutiamolo. Ma non bisogna cadere in questo buonismo. Che no. Poi, tutti più buoni, no, aiutiamolo, no, poverino. No, tu gli manda un picciotto che gli spara le gambe. Ma no. Ma Don Credo, gli manda un picciotto, quello non c'ha i soldi. Ma che se ne frega! Ma no, non hai iniziato il catechismo! Me lo paghi! No! Ma che siamo tutti stronzi! No, non dica così, Don Credo, non te lo sbuffi! Don Credo! Non sbuffi! Ma scusa, lei mi ha assolto, non ho capito, ma perché devo Guardi che non ti perdono, eh! Ma lei mi ha già perdonato! No! Po'
posso ritirare il perdono e fate giacere all'inferno. Vabbè, allora manderò un picciotto così lo indemiamo a pagare. Ma va povero bene? Bimbo! Allora, perdono. Vabbè. Arrivederci, quanto non credo. Bravo, baciamo la mano. Baciamo vai. Le mani. Arrivederci. Baciamo le mani. Che fa? L'anello! Guarda, ho portato un regalo! È il mio l'anello! Si è vada, fregato vada. Pure l'anello! Lei è un farabutto! Arrivederci! Mai toccherò le sacre sponde, ove il mio corpo fanciulletto giacque, Zacinto mia, che te specchi nell'onda su onda. Il mare mi porterà alla deriva, in balia di una sorte bizzarra e cattiva. Onda su onda. Fasano, gli anni 70, voglio! Gli anni 70! Gli affari! Gli anni 70, voglio! Numero uno, toc te nasce fondo la lingua! Spenga! Basta musica! Fabio, basta musica! Ma che ha fatto, scusi? Che cosa? E che non so, ha pareggiato, che è quella X lì? Che cosa? Che ha pareggiato? Che cosa? Non ti capisco! Ma lì sul ciuffo c'ha... C'è una specie di... Ah, questa cosa! Non lo capisco che mi è capitato, non mi crederai. Non mi crederai. Che ha fatto? Mi credi? No, non la credo. Non mi crederai. Stanotte mi sono svegliato di soprassalto. Sì. Ho avuto un incubo, sognavo Pupo. Pupo? Sì, io me lo guardo la sera. Poi la notte c'ho gli incubi, mi spunta là. Apri, spippo, che mi vengono lì. Mi sono alzato e ho sbattuto il ciuffo. Sì. Sull'armadio. Ah, sullo spigolo. Sì, sullo spigolo. E che ha fatto? Scusi, mi ha messo i cerotti sul ciuffo. E tu scusi. Non ci crederai? Ma ho sbattuto il ciuffo. Mi è uscito il sangue. Dal ciuffo. Incredibile, vado al pronto soccorso. Il dottore non ci credeva. Dice, ma come esce il sangue? E che ne so, esce il sangue. Si è spaccato il ciuffo. Incredibile, una cosa mi ha fatto male, tremendo. Ma bisogna provare anche col ciuffo di Little Tony, vedere se funziona. Che succede? Oh. A proposito di cose che fanno male. Sì. A proposito di cose che fanno male, sì. Se viene al negozio, Che c'ha? Uno spigolo già. Che faccio? Il pesci vendolo faccio? Che c'ho? Lo spigolo? No, perché lei ha detto cose che fanno male. No, sì. Ci ho arrivato una partita di sigarette particolare, capito? Ah, guarda, lasci perdere. Capisci a me? Lasci perdere. Gli spinelli li vado a spacciare altrove, ha capito? Ma vergogna, che spinelli, voglio, che cosa? Lei ha detto sigarette particolari. Sigarette anni 70. Ma perché le sigarette degli anni 70 sono particolari, ma vuoi mettere le sigarette moderne che ci avete adesso? Ma che ci avete adesso? Le usate le lights, le meno lights, le medium, le sights, ma che sigarette ci avete? Vabbè. Noi c'avevamo le nazionali. Le nazionali? Voglio. Le nazionali, talmente pesanti che dopo due boccate i polmoni firmavano il modulo per l'espiano degli organi. Me ne vado, capito? Dai, via al negozio. Oh, via al negozio, fa una boccata. Via al negozio. Diamo indicazioni per chi dovesse raggiungere questo negozio. 70 metà 80. Sì. Campo dei Fiori. Campo dei Fiori, Roma. Giro da Do. Sì. Salengop. Sì. La piazza. Sì. Cumplanare serve va. Adesso che ha dato l'indicazione vedrà quanta gente arriverà. Viva gli anni 70. Sì. Perché 70 metà 80. Il secolo 21 non piace a nessuno. Dai, vieni, la nazionale. Due boccate, vieni. Oh.
Ah, grazie, grazie. Ma come vi devo ringraziare? Un pubblico così bello, il teatro pieno. C'ho la pelle d'oca, davvero. Grazie, scusate, 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 scusate. Ci siamo. Freddura di Antonello, questo è difficile. Però io sono sicuro che voi riuscirete a cogliere la bellezza del gioco di parole, perché questo può far ridere. Allora, lo dico prima, appena la senti fai, conti fino a tre, la capisci e fai il boato. Ah, ridi, che proprio il vicino dice, ma perché ridi così forte? Ridi di meno. Ho conosciuto uno talmente educato, ma talmente educato, che la Tuborg la chiamava Leiborg. Conta fino a tre, uno, due e tre. Hai capito? La Tuborg, la birra, la Tuborg, la chiamava Leiborg, perché se giochi sul fatto del tu, e dici, no, io sono educato, ti do del lei, quindi tu, lei, Borg, Borg, quindi Tuborg, Borg, Batteborg, risponde Panatta, Nadal. Allora, ma questa è bellissima, perché Tuborg, Leiborg, il gioco di... Non ce la faccio più, no. Grazie davvero, grazie mille, grazie, grazie. Ma com'è possibile che non ride mai? Ma perché non ridono? Questo è un pubblico di morti, è un pubblico cadaverico. E certo, non ce n'è... Ma non... Grazie davvero, grazie, 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 grazie. Eccoci qui, collegati con la boutique di Rocco. Ciao, salve! Amoruccio, Uccio. Che succede? Come siamo? Non lo so, siete un po' tristi. Devi indovinare ieri chi è venuto in boutique. Come ci vedi? Come faccio a indovinare? Che cosa c'è? Guardaci, come siamo? Chi è venuto ieri in boutique? Non lo so, come siete? Siete un po' spenti. Focherello. Tristi. Quasi, quasi, quasi. Mosci. Moggi. E siamo due. E quindi? Moggi, 2G, amore! È venuto Luciano Moggi in boutique! Aspetta che balliamo, balliamo! Stop! Dimentica! Stop! Sì. Tiziano Senta. Ferro! Amore, è venuto Luciano Moggi! Rocco! Dove guardi mi tocco? Amoruccio, Uccio! Sì, no, dico per favore, non potrebbe semplicemente dire chi è venuto in boutique senza fare tutti questi preamboli, per favore! Sì, sì, sgridami che mi piace! È venuto Luciano Moggi e è arrivato con una Citroën! Ah, sì? Sì, sì, sì. Perché? Perché sono la Citroën farà una macchina ispirata alla Juventus. Ah, sì? Che macchina? La C1. Clap! Perché finirà in C1? Questa è cattiva! Questa è cattiva! E Moggi! Non mi sgridare! È arrivato, sì. era al telefono. Sì. E parlava con Bettega e Giraudo. Ah, sì? Sì, sì, sì. La famosa triade! Sai che erano la tariffa Juve and Me? Juve and Me! Clap, clap, è bellissima questa. Allora mi fa, parlavamo della GEA, no? Ah, beh, certo, la famosa società che gestisce i calciatori. No, amore, che calciatori, no, gestisce come gli no? arbitri. Come gestisce gli Scusa, arbitri? Scusa, GEA, guardalinee e arbitri.
clap, clap, standing ovation. Allora gli faccio, Moggi, Moggi, vieni qua, fai come l'arbitro Paparesta, chiudimi in bagno, io e te da soli. Indovinello, 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 fai la sigla indovinello. Ello, ello, è un indovinello. Sei terrificante. Che differenza c'è tra Aguglia e Paparesta? E non lo so. Allora, Paparesta è stato pagato per non vedere i falli. Guglia pagherebbe per vederli, tesoro. Che schifo! Vabbè, ma che schifo! Sì, sì, sì! Allora mi fa, Rocco, è dove guardi mi tocco? Dimmi, Lucianone. Dice, mi devi vestire per il processo. Ecco. Allora, gli ho fatto così, gli ho messo una bella maglia della Juventus. Sì, cioè? C'ha già le righe, si abitua. E gli ho messo anche una palla. Una palla per giocare? No, da 5 kg, così si abitua a camminare così, capito? Va bene. Ciao amore, Uccio, Moggi, G, Moncicci, 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 Moncicci. Me ne andavo al mattino a spigolare quando ho visto una barca in mezzo al mare nero, mare nero, mare ne. Tu eri chiara e trasparente come me. Oh, mare nero, mare nero, mare nero. Grazie, grazie. Essere qui al Teatro Ariston con questo pubblico osannante, io sono emozionato, grazie davvero, grazie mille, grazie, grazie. Scusate, scusate, ci siamo. La freddura di Antonello, questa è bellissima. Questa battuta è bellissima, è sottile però, papà, papà, guardami. Allora, cioè, appena la dico, ridi, cioè, cerca di capirla, almeno tu, papà. Aspetta, questa è bellissima, appena la dico, ridi, papà. Volevo salutare quattro mie amiche, Iris, Rosa, Margherita e Viola, che sono a casa a farsi il mazzo. Hai capito che... È bellissimo, papà, hai capito, papà? Quando il gioco dei... Siccome sono quattro nomi di fiori, no? Iris, Rosa, Margherita e Viola, si stanno a casa a farsi il mazzo, e c'è il doppio senso erotico, perché il mazzo è... Il doppio senso erotico il del mazzo è... ah, che giocano a carte. Allora, il mazzo di carte dice, spacca. Quello che spacca, dice, dalle carte, 3-7 col morto. Grazie davvero, grazie, grazie. Ma io non ho parole, resto qua ancora per giorni e giorni, vi aspetto. Ditelo in giro, ditelo ai vostri amici, grazie. Grazie, grazie. Non ho parole, non ho parole. Fabrizio!
musico, come mi ha detto, devo stare calmo e rilassato. Il mio psicologo, come mi ha detto, io ho qualche problema e si vede. Sergio? Sergio? Calmo e rilassato. Calmo e rilassato. Sergio? Calmo e rilassato. Sergio? Io ho qualche problema e si vede. Con le mani! Siamo proprio pesadini, proprio pesadini, salvati, autorizzati, procurano passati, promettono la vita, promettono il giornale, il calcio digitale. Andiamo! Gira la ruota, salario, gira, fatto video. Fabrizio! Sono Rocco, e dove guardi mi cocco. Sono Rocco, e dove guardi mi cocco. Sono il look maker, curo l'immagine. Sono il look maker, tutti. Uccio? Fabrizio, ah. Uccio? Fabrizio, ah. Io prendo pure il look. E come lo prendo in cura, io non lo prendo in cura nessuno, tesoro. Siamo un gruppo di pesadini, dottori travestiti, salvatori autorizzati, che curano i sali, promettono la vita, promettono il giornale, il calcio digitale, e chi ce la fa più? Gira la droga. Fabrizio, quinto amico. Facciamo la mano. Sono Don Antonino. Io scherzo. Volevo salutare il pubblico come presente. Minghino senza apostrofo. Per te, Minghino prossimo. Minghione. L'ultimo volta bene! Digitale, e chi ce la fa più?